La notizia non è più vecchia di qualche settimana fa, ed è che il celeberrimo New York Times, il primo quotidiano newyorkese, non intende più addestrare con i suoi contenuti online le intelligenze artificiali, o almeno al momento non intende più addestrare nello specifico ChatGPT. Apriti cielo, se tutti sul web rifiutassero di addestrare le intelligenze artificiali, cosa succederebbe? Scomparirebbero? Sembrerebbero ancora sufficientemente intelligenti? Magari troverebbero un modo alternativo per addestrarsi? Come si fa a scegliere di non alimentare più l'intelligenza delle intelligenze artificiali? Solo qualche istante della vostra attenzione per invitarvi a mettere un like al video e a iscrivervi, se vi va, ai canali YouTube e Telegram di IntelliSfera. In questo modo potrete restare sempre aggiornati sulle prossime novità del canale e contemporaneamente supportare questo progetto sulla teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. Grazie. Paradossalmente, a spiegarcelo sono loro stesse, o meglio, le aziende che le producono. OpenAI avvisa che basterebbero due semplici righe di codice da inserire all'interno di un particolare file residente in ogni sito web. Potremmo farlo tutti, o almeno tutti coloro che hanno accesso al file denominato robots.txt del proprio sito web. Ci converrebbe? Non ci converrebbe? È una questione di principio? È forse una questione di etica? Probabilmente. O, se non altro, lo è in una certa misura. Ma c'è anche un discorso diverso da fare. Il New York Times è una impresa, così come lo è OpenAI. Entrambe le imprese erogano servizi commerciali e lo fanno in base alle regole di mercato. Se accettiamo il fatto che l'informazione, le informazioni, abbiano un qualche tipo di valore economico, allora dobbiamo anche accettare il fatto che produrre, conservare, dispacciare, ma anche mantenere aggiornate, verificate, validate le informazioni abbia un costo. Questo è il tipo di costi che un'impresa come il New York Times, oltre agli altri ovviamente, sostiene. Li sostiene per mantenersi in grado di commercializzare i propri prodotti all'interno di logiche di mercato e perciò di lucro. OpenAI ha lo stesso medesimo scopo e gli stessi comportamenti, chiaramente con prodotti diversi e forse con tipologie di costi diversi. OpenAI come impresa ha bisogno di sconfinate quantità di dati e informazioni per rendere appetibili i propri prodotti di intelligenza artificiale. Oceani di dati che si trovano ad oggi per lo più ancora allo stato brado, se vogliamo dire così. Dati e informazioni che sono lì, pronti per essere processati, anche se un termine più adeguato potrebbe forse essere razziati. Si dirà, l'informazione non è cosa che si consuma quando viene usata. È vero, è verissimo, sacrosanto. Se la proprietà, il possesso, in altre parole la disponibilità delle informazioni, è una questione abbastanza controversa, se io vi dico che ho 50 anni, di chi è questa informazione, la mia o la vostra? Meno controversa, invece, è la questione che riguarda la paternità intellettuale delle informazioni. O meglio, sarebbe dire delle opere costruite sulla base delle informazioni, dai brevetti fino alle sinfonie, passando per gli articoli del Times. Consolidate, inoltre, sono le prassi giuridiche che regolano la detenzione dei diritti di sfruttamento commerciale di quelle opere. In questo ambito, mi perdoneranno i giuristi per l'eccessiva esemplificazione, non ci sono molti dubbi. Se vuoi usare questa mia opera intellettuale, questo tipo particolare di architettura di informazione, o mi paghi, o mi citi, o entrambe le cose.
Chiaramente questo per GPT e probabilmente per tutte le altre intelligenze artificiali può essere un problema. L'intelligenza umana, fino a non troppo tempo fa, si è addestrata prevalentemente sui libri, sulla carta. I libri puoi farteli prestare, puoi consultarli in biblioteca o puoi comprarteli, però non li puoi fotocopiare perché è vietato. E nemmeno, peraltro, dire in giro che li hai scritti tu. Questo vuol dire che da qualche parte, all'interno del percorso euristico che ti ha fatto arrivare alla copia cartacea del libro, cioè a quella fonte, c'è qualcuno che il libro l'ha dovuto comprare. Tu, un tuo amico, tuo cugino o la biblioteca presso la quale ti servi. Non si scappa. Da una ventina d'anni a questa parte le cose, lo sappiamo bene, si sono un po' complicate in questo senso. E ChatGPT sfrutta, in un certo qual modo furbescamente, questa situazione di fatto. Sei un umano e vuoi addestrarti sugli articoli del New York Times, ti compri il giornale o paghi per l'accesso al sito. Sei un'intelligenza artificiale e vuoi addestrarti sugli articoli del New York Times, ti abboni alla versione digitale del New York Times. La cosa mi sembra abbastanza lineare e dopo tutto perfettamente in linea con il dogma di Osint, secondo il quale non è sufficiente il fatto che per accedere a una fonte sia richiesto un esborso economico per rendere quella fonte una fonte non aperta. Però, quanto sarebbe efficace l'impresa OpenAI se dovesse sottostare a una simile condizione? E magari non solo per il New York Times, ma per tutte le pubblicazioni online? E anzi non solo per loro, ma per tutte le risorse online oggi disponibili, da qualsiasi fonte e sotto qualsiasi forma esse si manifestino. In altre parole, se ognuno di noi autori di un contenuto qualsiasi inserisse nel file robots.txt quelle due righe di codice, quanto efficace finirebbe per essere ChatGPT e l'impresa OpenAI in confronto a quando lo è oggi? Dopotutto, se l'impresa OpenAI ha la parola open nel suo nome, qualcosa vorrà dire. Diversamente sarebbe come se la Tesla producesse solo motori a gasolio. Ma approcciando da un diverso punto di vista, ipotizziamo che il consiglio di amministrazione di OpenAI decida per qualche motivo di addestrare la propria intelligenza artificiale su tutto il corpus di volumi e pubblicazioni cartacee esistenti prima e fuori di internet. Quanto sarebbe commercialmente un suicidio questa scelta? E se tornando invece con i piedi per terra OpenAI decidesse di acquistare, per sempre presumo, tutti gli abbonamenti di tutte le pubblicazioni digitali di ogni ordine e grado, ammesso che qualcosa del genere non accada già, quanto sarebbe oneroso, aziendalmente parlando, questo processo? In tutto questo discorso entra perfettamente la riflessione della dottoressa Martina Todero, che giustamente osserva come in questo contesto specifico Google finisca per ottenere tutti i vantaggi di questo mondo, perché chiaramente il New York Times si guarda bene dal bloccare i crawler di Google all'interno del suo file robots.txt. Questo do ut des sui generis di cui gode Google al momento non si esplicita, o non è chiaro, o non è ancora maturo, verso OpenAI o verso le intelligenze artificiali in senso lato. A livello di astrazione OSINT c'è però una domanda che è, a mio modo di vedere, più interessante di tutto quanto abbiamo appena detto. Ovvero, il comportamento di una fonte di tipo broadcast, come il New York Times, ovvero una fonte che presenta un assetto relazionale del tipo uno a molti, ovvero una fonte che fa della più ampia e diffusa narrazione la propria cifra socio-relazionale. Il comportamento di una fonte che decide arbitrariamente di smettere di concedersi a uno specifico attore rientra nella legittima libertà della fonte di decidere quando, a chi e come narrare la sua conoscenza?
o magari è qualcosa che si avvicina a un modo sottile, strategico, di apporre un dispositivo di classifica nei confronti di una fonte, di un'altra fonte che partecipa al network delle fonti. In altre parole, scegliendo di non addestrare più OpenAI, il New York Times sta esercitando un potere di classifica su OpenAI stessa e sui clienti di OpenAI? E se poi invece il New York Times decidesse di addestrare una intelligenza artificiale concorrente di OpenAI, o magari una propria intelligenza artificiale? C'è da riflettere. La mia impressione resta sempre la stessa. Le informazioni e la loro veridicità stanno assumendo e sempre più assumeranno un ruolo che è in qualche modo subordinato alle fonti e al comportamento sociale delle fonti. Ovvero nella impossibilità materiale di impostare un valore di verità di un'informazione su ogni singolo dominio per il quale non possediamo la necessaria competenza. Quel segno di verità su quella specifica informazione non può che arrivarci dal giudizio di una fonte di cui ci fidiamo, di una fonte per la quale riconosciamo la competenza su quel particolare dominio, di una fonte che validiamo in quel senso. Per questo motivo OSINT, intelligenza artificiale o meno, in futuro dovrà essere sempre più una intelligence di fonti che un'intelligence di informazioni. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E magari se state pensando anche voi di revocare la vostra disponibilità ad addestrare le intelligenze artificiali. Disponibilità che peraltro credo nessuno di noi abbia mai formalmente, consapevolmente e volontariamente espresso. A presto.